Ciao a tutti ragazzi, io sono Aldo e bentornati in una nuova recensione. Oggi vi vorrei parlare di una figure che aspettavo da tantissimo tempo. Come ben sapete, a causa della pandemia e della situazione attuale, i pacchi del Giappone stanno avendo un drastico arresto. Se prima un pacco impiegava mediamente un mese, adesso impiega almeno un mese e mezzo barra due. Considerate che questo pacco per arrivare in Italia ha impiegato ben 3 mesi e mezzo, quindi davvero una tragedia. Sto pensando seriamente di prendere le figure direttamente in Europa o in Italia e spendere un pochetto di più senza che vado ad aspettare un'infinità di tempo. Ai tempi, quando fu annunciata questa figure, io sono andato in brodo di giuggiole e sono rimasto completamente esterrefatto, perché stiamo parlando ovviamente di Sailor Moon, una delle mie tante ossessioni, una delle mie beniamine preferite. E con la recensione di oggi andiamo a vedere insieme la figure di Sailor Moon Eternal. Questa io l'ho presa direttamente dal Giappone e l'ho pagata 20 euro compreso le spese di spedizione. È una Banpresto, quindi diciamo una fascia medio-bassa, prezzo bene o male onesto, e tra l'altro bisogna dire che io in Italia l'ho vista anche a prezzi abbastanza decenti, 25-30 euro, mi aspettavo molto di più, e con mia somma sorpresa, credetemi, ci stavo facendo realmente il pensierino. Ultimamente ho un po' questo tarlo in testa. Questa figure si è fatta molto ma molto desiderare, perché ha avuto degli slittamenti unici, perché ovviamente il film è stato rimandato parecchie volte, quindi diciamo tutto il merchandising è andato un po' a farsi benedire, e quando è uscita sul mercato giapponese si è aperto un po' il vaso di Pandora. Io ho impiegato un po' di giorni per trovarle a prezzi decenti, perché inizialmente aveva dei prezzi assurdi in Giappone, tipo le prime le avevo viste intorno agli 80-90 euro, poi pian piano sono scese e sono arrivate a un prezzo più che decente. E tra l'altro altri siti tipo come Big Japan, Nippon Yasan, che sapete sono un po' i punti di riferimento per chi acquista direttamente dal Giappone, vendono il pack con entrambe le figure. Perché questa figure ha due varianti, che vedremo nel dettaglio, meglio nella recensione vera e propria. Mi sto dilungando tantissimo, lo so, volete vedere questa figure, e quindi stringiamo tutto. Mi do un contegno, scusatemi se sono molto prolisso, ma quando si parla di Sailor Moon, ragazzi, bisogna essere prolissi. E quindi, bando alle ciance, vediamo questa meraviglia nel dettaglio. Ecco la box della nostra Sailor Moon, Glitter & Glamours Super Sailor Moon, appartenente al film e al quarto arco narrativo Sailor Moon Eternal. Come potete vedere è una box molto ma molto variopinta, molto carica, davvero leggermente anche un po' kitsch. Sulla parte frontale ci saranno tutti i vari loghi: Sailor Moon Eternal, il 25esimo anniversario, il simbolo della Bandai, della Banpresto, il marchio della Toei, fiori dappertutto, petali dappertutto. Invece sulle parti laterali ci saranno delle piccolissime bellissime anteprime della nostra figure, mentre sulla parte posteriore troveremo le due varianti, perché questa figure ha due grandissime varianti, A e B. La A ha i colori originali, mentre la versione B ha dei colori leggermente più pastello e leggermente meno vivi. Una volta aperta la nostra box, ecco il suo contenuto. Troveremo la nostra protagonista, i capelli, il fiocco e la terribile base che sembra un formaggio. Ma questo è un aspetto che vedremo dopo con calma. Quindi ora apriamo tutto e montiamola. Ecco la nostra Super Sailor Moon in tutta la sua bellezza. Come potete vedere è enorme e bellissima. Il montaggio è stato davvero molto molto facile, cioè ho attaccato tecnicamente solo i capelli e il fiocco, vanno a incastro. È stato davvero un gioco da ragazzi. Ma adesso vediamola meglio nel dettaglio. La prima cosa che dobbiamo vedere di Super Sailor Moon è sicuramente l'espressione del viso, perché si concentra tutto lì. La figura è davvero molto molto bella. Ciò che realmente mi ha colpito sono questi occhioni, soprattutto sempre l'effetto finestrella, che io adoro con tutto me stesso. Come potete vedere, la figura è davvero molto curata e molto dettagliata. Ci sono pochissime sbavature, almeno sulla parte superiore. Guardate poi con questa posa, in questo modo, cioè, penso che è oggettivamente perfetta e bellissima. Anche i capelli hanno il suo perché, c'è questo effetto ondulato, molto portati dal vento, davvero molto bello. E anche sulla parte posteriore il vestito è abbastanza curato, qualche piccola qui, c'è una
un piccolo rimasuglio, però quello vedrò di toglierlo successivamente usando qualche piccolo prodotto adatto. Però nel complesso posso dirvi che è una figure davvero ben fatta. Ciò che mi piace tanto è il fiocco con la spilla, che è davvero ben fatto, piccolissimo ma davvero davvero ben dettagliato. Temevo questo aspetto, tenevo questo particolare, perché non volevo fosse molto dozzinale e arrangiato, e invece no. Altro punto a suo favore è sicuramente la gonna, con queste sfumature, con all'altra spilletta, anche sta ben fatta. Anche qui credevo e speravo in una ciofeca, che non è arrivata, per fortuna. E qui possiamo notare anche il fiocco. Il fiocco, guardate, si toglie, cioè va proprio a incastro, è davvero molto ma molto semplice. Non c'è una qualità eccelsa, fondamentalmente è solo una gonna con delle sfumature, però considerando il prezzo e considerando che stiamo sempre parlando a volte della Bandai, che ogni tanto fa delle cose che mi lasciano sempre abbastanza perplesso, nel complesso posso dirvi che è andata molto ma molto bene. E ora arriviamo alla parte dolente, la parte che mi lascia più perplesso di questa figure, la base. La base è questo mega pezzo giallo che a me ricorda tanto un formaggio, e posso dirvi che va a rovinare completamente l'estetica della figure. Non lo so perché hanno pensato una base del genere. Forse fare una base rotonda avrebbe occupato ancora più spazio, richiedeva più spazio, dimensioni, e quindi hanno voluto optare per qualcosa del genere. Però oggettivamente è una scelta molto molto antiestetica. In questo caso io vi consiglio ad esempio di togliere quella base. La figure bene o male si regge anche senza base, e in alternativa usare il patafix, perché ci sta, si regge e non crea problemi alla figure stessa, non mangia il colore, non mangia nulla, si toglie tranquillamente. Quindi se potete andate di patafix. Anche gli stivali sono ben fatti, ben realizzati, molto easy. C'è qualche piccola sbavatura, qualche piccola imperfezione, ma quello magari in post pulizia vedremo di portarli via. Guardate, c'è questo leggerissimo puntino bianco qui che si nota lontano anni luce, perché un puntino bianco su uno stivale completamente rosso si nota tantissimo. Però nel complesso posso dirvi che non ci sono grandissime imperfezioni e non mi posso lamentare. Nel complesso posso dirvi che ci troviamo dinanzi a una buona figure di Sailor Moon, molto alta, ben fatta e economica. Oggettivamente per il rapporto qualità-prezzo non mi posso per niente lamentare. Ho visto altre figure inerenti sempre al mondo di Sailor Moon che allo stesso prezzo proponevano qualcosa di abbastanza indecente o a prezzi più alti. Oggettivamente, senza infame e senza gloria, questa figure si porta a casa tanta tanta felicità. Io sono rimasto davvero molto soddisfatto, non mi posso lamentare assolutamente, tranne per la base, che quella è terribile, ma questa è un'altra storia. Però oggettivamente è una figure bella, fantastica, un pezzo che non deve mancare nella collezione di qualsiasi persona che ama Sailor Moon, quindi molto tranquillamente è promossa a pieni voti. Certo, c'è qualcosa che si potrebbe migliorare, ma quello c'è sempre e non possiamo sempre lamentarci. Per me la parte più bella di questa figure resterà sempre la parte superiore, l'espressione del viso e i capelli. I capelli, ragazzi, con questo effetto al vento la rendono davvero pazzesca. Qualcuno, forse alla Bandai, mi ha ascoltato tutte le volte che ho detto fate questi capelli al vento, non li fate stile spaghetto, e quindi qualcuno mi ha ascoltato. Guardatela così, ma che cosa le possiamo dire? È bella, è bella. Immaginate questa, c'è tipo effetto simil figure zero, cioè un brodo di giuggiole, sarebbe una cosa fantastica. Per ora becchiamoci e teniamoci questa ben presto, e speriamo magari in un nuovo merchandising con l'arrivo del film e di tutto ciò che ne verrà dopo. Fatemi sapere qui sotto nei commenti qual è la vostra opinione su questa figure, se vi è piaciuta, se non vi è piaciuta, e soprattutto perché, ripeto, io l'ho trovata davvero molto adorabile, tranne per la scelta della base. Però penso che sia proprio una questione di spazi, cioè almeno questo è stato il mio pensiero. Una base per una figure del genere rotonda avrebbe occupato un sacco di spazio. Però magari, ok, lo spazio, ma create una base decente. Ok, che può ricordare un pezzo della luna, ma a me ricorda un formaggio. Ci posso far niente. E quindi penso che non lo utilizzerò, andrò di patafix, oppure cercherò di dipingerla. Vediamo un attimo.
si possono trovare mille soluzioni. Io avrei preferito un supporto trasparente oppure senza nulla. Sarebbe stata molto molto più bella, perché provate a immaginare questo enorme pezzo giallo vicino a uno stivaletto rosso, quanto cavolo può scocchiare proprio a livello visivo. Una cosa terribile, però ragazzi, è a Bandai. Se la Bandai non fa qualcosa, se non sporca un prodotto eccellente, non è contenta. E quindi cerchiamo un po' di arrangiarci come meglio possiamo. Vi ricordo sempre di mettere un bel like per supportare tutte le mie recensioni e le mie passioni e di iscrivervi al canale se non l'avete fatto. Per ora è tutto, ma solo per ora, Aldo e la figure Glitter and Glamours di Sailor Moon versione Eternal vi salutano e noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao!